Contestate la tassa sulle auto aziendali e quelle sulla plastica saranno rimodulate, questo ha annunciato il governo. Noi siamo andati con la nostra inviata in Emilia-Romagna, dove si trova la maggior parte delle industrie che producono e lavorano la plastica. Siamo andati appunto in Emilia-Romagna, dove tra l'altro a gennaio si andrà al voto per eleggere il presidente della regione. Esce da macchinari come questo il bicchiere di plastica che compriamo al supermercato, monouso, lo usi e lo getti. Su questi prodotti, bicchieri, piatti, posate, capsule per il caffè, incombe la plastic tax del governo. Questo è il polimero che verrà tassato, la plastica. Un chilo di questo materiale. Un chilo di questo materiale. Un euro. Un euro, come tassa. Emilia-Romagna, la Plastic Valley d'Italia, si produce qui il 63% del fatturato dell'imballaggio della plastica, circa 230 imprese che non hanno gradito questa tassa modello green, ma serve solo a fare cassa, dicono sindacati e imprenditori, senza uno scopo preciso. Daniele Simonazzi è l'amministratore della Floa Fontanellato, provincia di Parma, 260 dipendenti in questo stabilimento, 17.000 tonnellate di plastica prodotte, soprattutto piatti, posate e capsule per il caffè, l'azienda. L'ha fondata il padre 43 anni fa e già da anni è iniziato un processo di riconversione verso una maggiore sostenibilità, anche perché sta per entrare in vigore la direttiva europea che mette al bando le stoviglie monouso entro il 2021. Beh, l'impatto è brutale, nel senso che facendo un rapido calcolo per noi questa tassa vuol dire circa dai 16 ai 17 milioni di euro di costo in più, che vuol dire il 23% del nostro fatturato, un valore che chiaramente noi non possiamo sostenere ma dovremmo riversare sui nostri clienti e sul mercato. Un comparto produttivo, quello emiliano, con un fatturato di 7,8 miliardi di euro, circa 20.000 lavoratori impegnati, i sindacati hanno avvertito le istituzioni e la politica sul rischio esuberi. Il numero di lavoratori coinvolti è circa di 20.000 addetti, perché il problema è un po' più ampio rispetto a quello che si sta dicendo, non riguarda solo la parte del monouso della plastica, ma riguarda anche tutto il pezzo del packaging e chiaramente anche l'indotto che ci sta dietro con aziende metalmeccaniche che per esempio producono macchinari per gli imballi. La regione va al voto a gennaio, il malumore serpeggia tra gli imprenditori della plastica, ci servono tempo e incentivi, lo sa bene il governatore PD Bonaccini che teme ripercussioni sul voto, serve una revisione della tassa, ha detto, polemiche dentro la maggioranza, la plastic tax è sostenuta dai 5 Stelle mentre Renzi è pronto a bloccarla. La plastic tax determinerebbe un incremento del 110% del costo della materia prima e se ne faranno carico le aziende da sole, attacca il presidente di Confindustria Emilia Romagna. Nei prossimi giorni il premier Conte incontrerà gli imprenditori della Plastic Valley italiana. E adesso veniamo al caso.